Said Zarouk, di origine sarawi, fino a 26 anni è stato nomade. Ci racconti qualcosa della tua vita da nomade? J'ai grandi au désir avant qu'il y ait les frontières dans un tente avec les parents et ma sœur et mes frères. Ma mère Fatimato, c'est un Malia, et mon père Sid Ahmed, c'est un Sahraoui arabe. On a grandi dans un tente de peau et dromadaire. Mon père, il fait le commerce des dromadaires. Il fait la route, le chemin entre Mahmid et Timbuktu. E sono cresciuto nel deserto del Sahara all'epoca in cui non vi erano ancora frontiere e vivevamo in una tenda tutti insieme con i genitori e i miei fratelli e sorelle. E mia madre Fatimatou è nata nel Mali e mio papà Sid Ahmed è un Sahraoui di origini arabe. La nostra tenda era fatta in tessuto di pelo di dromedario e mio papà era un commerciante di dromedari che lavorava lungo la via carovaniera tra il villaggio di Mahamid in Marocco e Timbuktu nel Mali. E la scuola? J'étais jamais à l'école. J'étais chez un fkeh, comme on dit en arabe, ou talib, c'est-à-dire nomade. Il montre à nous comment écrire, comment lire dans un tente nomade. Et il donne aussi, pas seulement comment écrire, il donne des choses qui sont intéressées pour nous dans la vie nomade, comme exemple, comment prendre les routes, les chemins, la nuit avec les étoiles. Et on a de prendre tout ça dans un tente, c'est pas seulement les enfants, mais toutes les qui veulent prendre. Parte alla tente di Fakè. E non sono mai stato in una vera scuola. Presso la nostra comunità venivano degli istitutori nomadi anche loro, che ci insegnavano a leggere, a scrivere, nozioni di aritmetica, ma anche tutte le cose necessarie per la vita nel deserto, come per esempio l'astronomia e le tecniche per orientarsi e per trovare il cammino. Le lezioni non erano soltanto per i bambini, ma per tutta la comunità e per chiunque fosse interessato ad imparare delle cose. Ci racconti un segreto di come ci si orienta nel deserto? C'est pas seulement avec les étoiles, tout le monde dit comment tu prends la route avec les étoiles, mais il y a encore une autre technique avec les dunes, parce que dans le désert il y a des vents qui viennent seulement du sud ou ouest, et quand il y a le vent, il fait la dune, la direction vers sud ou nord. Et quand tu connais le sud ou le nord, tu connais déjà les directions. Tutti sanno che la principale tecnica di orientamento si ha attraverso l'osservazione delle stelle, quindi di notte. Però nel deserto è possibile orientarsi anche di giorno, attraverso la forma delle dune,
perché i venti spirano in direzioni costanti, regolari, e questo fa sì che osservando i disegni della sabbia si possano determinare il sud e il nord e in questo modo tutte le direzioni.